Venerdì 10 aprile 2020. Io sono Dario Colombo. Io sono Chiara Lupi e questo è il buongiorno di Parole di Management. L'Europa si sveglia, sono in arrivo 500 miliardi di euro, i soldi vanno alla sanità, alle imprese, 200 miliardi, ai disoccupati, 100 miliardi, ma è ancora scontro sugli euro bond. Intanto Conte dice che si resterà chiusi fino al 4 di maggio e anticipare a giudizio del governo potrebbe compromettere i risultati ottenuti finora. Gli industriali lanciano l'allarme, è un suicidio. Buongiorno a tutti e buongiorno anche a Chiara Lupi, collegata con noi come ogni giorno. Allora, sale la curva dei decessi, sono stati 600 in un solo giorno nella giornata di ieri, però ci sono stati anche 2000 guariti e quindi crescono purtroppo anche i contagi. Infatti, come dicevo prima, gli esperti sono ancora più cauti rispetto al passato, vogliono valutare la situazione in questo fine settimana di festa che passeremo in quarantena. I più colpiti sono purtroppo i medici e gli anziani nelle case di cura. Sui medici che hanno giurato appunto fedeltà a Ippocrate, addirittura si contano 105 camici bianchi caduti per il proprio dovere, e la stampa oggi ricorda con frammenti di vita il loro sacrificio. I medici però vanno anche sul Time, perché la rivista ha scelto un anestesista di Ravenna di 42 anni come simbolo della lotta al coronavirus. E a proposito di medicina, l'università di Oxford sta avviando una sperimentazione con 40.000 partecipanti per capire se la clorochina possa funzionare davvero contro il virus. Torniamo però alla riapertura. Abbiamo detto stop fino al 3 maggio, poi si uscirà. La fase 2 inizierà dopo la Pasquetta, probabilmente qualche piccola apertura ci sarà per le attività produttive, poi a maggio dovrebbe ripartire tutto come da programma. Perché questa situazione? Beh, perché c'è una ripresa a U e non più a V. Le previsioni di Moody's, le ultime, dicono un crollo in Italia del PIL del 2,7%, forse nel 2021 un rimbalzo del 2,1%. Ecco Chiara, l'economia deve ripartire, l'abbiamo detto tante volte, ma in particolare quella italiana, perché poi si lega alle altre economie dell'Europa. Certo, come abbiamo sottolineato in più di un'occasione, le nostre economie sono interconnesse, le nostre filiere sono interconnesse e l'industria tedesca non può ripartire se non riparte l'industria italiana. Questo è un appello che lancia Gerhard Gambach, che è il presidente della Camera di Commercio italo-tedesca, che appunto sottolinea come la ripresa veloce delle attività produttive sia essenziale per rimettere in moto anche l'industria tedesca. Ricordiamo che l'intercambio tra i due paesi vale quasi 130 miliardi di euro e quindi sono due economie che non possono fare a meno una dell'altra. Il problema è che l'industria tedesca non ha la possibilità di cercare immediatamente altri fornitori nel caso si protragga il fermo dell'attività in Italia, anche perché, si sottolinea, la componentistica che si compra in Italia è estremamente specializzata e quindi non è possibile per le aziende tedesche, o sarebbe molto difficile per le aziende tedesche, riaprire senza poter contare sui partner italiani. C'è però un problema la vicinanza geografica e l'altissimo valore della nostra produzione di componenti sono certamente un aspetto positivo, ma se il fermo dovesse continuare è possibile che la Germania inizi a strizzare l'occhio ai partner della Cina e quindi dobbiamo anche fare una considerazione lucida sul pericolo di interrompere una filiera che è così utile, così produttiva per entrambi i paesi. Quindi l'auspicio è che il fermo non duri a lungo e si riprendano le attività per mettere in moto le reciproche aziende. Oltretutto, insomma, i tempi non si tornerà a regimi normali prima di 6 mesi, quindi insomma è importante fare presto.
L'allarme del Fondo Monetario Internazionale dice che andiamo di gran lunga peggio rispetto alla crisi del 1929. Per dare dei numeri, nei soli Stati Uniti hanno perso il lavoro 16 milioni di americani. In Italia, invece, il blocco delle attività produttive costa 47 miliardi di euro al mese. La stima è dello Svimez, l'Associazione per lo Sviluppo delle Industrie del Mezzogiorno, e se questa cifra può sembrare aleatoria, lontana, perché sono davvero tantissimi soldi, se facciamo una divisione per ogni singolo italiano, stiamo parlando di circa 800 euro a testa ogni mese. Ecco, questa cifra secondo me dà l'idea del dramma che stiamo vivendo. Nel frattempo, fra gli allarmi, aggiungo anche quello di Giuseppe Pasini, l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi, secondo cui stare fermi per due mesi è un suicidio. Soprattutto lui ha evidenziato che nelle aziende c'è più sicurezza rispetto a quello che avviene al di fuori, e la previsione è che ci siano purtroppo tanti fallimenti. C'è però anche chi è d'accordo con questa chiusura prolungata, mi riferisco a Della Valle. L'imprenditore in un'intervista dice riaprire solamente quando sarà sicuro, e adesso punta il dito sulla solidarietà. C'è anche però chi ha riaperto, mi riferisco a uno degli stabilimenti di FCA che ha trovato un accordo con i sindacati per ripartire, mascherine, smart working, è stato predisposto un piano con l'ok di un virologo, del virologo Burioni, che conosciamo bene in questo periodo. I sindacati applaudono a questa intesa, che la definiscono un'intesa unica nel panorama italiano. Lo trovo interessante comunque questa liaison tra l'impresa e gli esperti e i rappresentanti dei lavoratori, perché probabilmente è un caso, una best practice che potrebbe aprire la porta alle altre aperture, quindi sicurezza, assicurare l'attività, però con una consulenza di qualcuno che può effettivamente dare il suo parere più tecnico. Venendo invece alle misure anticrisi, dicevamo appunto gli accordi a livello di Europa, di Eurogruppo, che sono stati trovati, c'è l'ennesimo rinvio sugli Eurobond. Intanto il MES, che è uno strumento che permette di agire nei momenti di crisi, per quanto riguarda le spese sanitarie non prevederà dei controlli serrati, perché il MES, se lo tagliamo un po' con l'accetta, è l'anticamera di un commissariamento economico. Il tema però su cui c'è grande preoccupazione è quello degli ostacoli alla liquidità, perché i rimborsi sembrano procedere e i crediti che devono essere elargiti alle imprese sembrano dover seguire un percorso ad ostacoli. Quindi su questo, Chiara, c'è davvero grande preoccupazione. Sì, c'è grande preoccupazione, perché senza un'iniezione di liquidità che deve avvenire però in tempi brevi, si rischia davvero il collasso. Il monito arriva da Claudio Marenti, l'amministratore delegato di Erno, presidente di Confindustria Moda. Insomma, lui sottolinea: le imprese più strutturate e solide avranno anche più facilità ad avere accesso al credito. Il problema più serio riguarderà le piccole e medie imprese, fa l'esempio dei negozi, degli artigiani, della filiera della moda, che se non ricevono immediatamente le liquidità non possono proseguire nella loro attività, e tutta la filiera è destinata ad entrare in difficoltà. Quindi noi dobbiamo renderci di quanto siamo connessi e di quanto la distinzione grande-piccolo stia perdendo di significato. Altro tema critico è quello dei tempi. 6 anni per restituire il credito, aggiunge Marenti, sono pochi, ne serviranno almeno altri 4. Insomma, l'auspicio è che si salgano a 10 gli anni per restituire il credito. Ma le considerazioni sulle difficoltà appunto vanno avanti nei piccoli imprenditori, che sottolineano quanto la filiera abbia bisogno di essere in grado di onorare i pagamenti entro 30 giorni, perché se i piccolissimi subfornitori si fermano a catena, appunto, dicono, rischiamo di fermarci tutti. Ecco, bisogna pensare alla fase 2, questa fantomatica fase 2, però insomma, è importante avere subito delle indicazioni chiare, quindi bisogna ricevere delle indicazioni certe e soprattutto stabilire delle condizioni di sicurezza per ripartire in tempi brevi.
Ecco, ci vogliono tempi chiari, ma ci vuole anche chiarezza nell'utilizzo e nel richiedere queste misure anticrisi. Io penso al bonus di 600 euro per gli autonomi, sono cambiati i requisiti e si sono fermati i pagamenti. Questo è un segnale davvero molto preoccupante, perché le misure ci sembra che ci siano. Conte ha parlato di un bazooka, ha caricato questo bazooka, però poi i soldi, la liquidità deve per davvero arrivare. Bisogna compiere un passo in avanti importante rispetto alla sburocratizzazione di un sistema che oggi non può essere ingessato, anche perché i dati, ne aggiungo altri purtroppo preoccupanti, dicono che i dati sono dell'ONU, addirittura 500 miliardi di persone nel mondo sono a rischio povertà a seguito di questa emergenza. Nel nostro paese il reddito di cittadinanza sicuramente non potrà più bastare, la sfida quindi a cui sono chiamati le parti sociali, le imprese, il governo, i sindacati, i lavoratori, è quello di ridisegnare un welfare e una nuova socialità. E in questo ci metto dentro anche i consumatori, che chiederanno sicuramente di più e più sicurezza. Certo, questo è un aspetto che potrebbe essere un lato positivo, se sapremo trarre degli insegnamenti da questa emergenza. I consumatori chiederanno più trasparenza, ma anche più tecnologia nel packaging e nelle formulazioni dei prodotti, e qua mi riferisco all'industria cosmetica, che cito poiché forse non tutti sanno che oltre il 65% della produzione mondiale di cosmetica avviene in Italia, e in particolare in un triangolo tra Lodi, Crema e Bergamo. Quindi questa è una filiera che è fondamentale per noi. Molti produttori si sono in questo momento riconvertiti, producono disinfettanti, anche se dal mio punto di vista il tema della cosmetica è una filiera che considererei quasi essenziale. Non ci dimentichiamo del famoso lipstick effect, cioè quando l'economia va male aumentano i consumi di rossetti e di prodotti per il make-up. Comunque, tornando al tema, i consumatori chiederanno ai brand più trasparenza, informazioni sugli ingredienti, sulle fonti di approvvigionamento, sui processi produttivi, e cioè sulla tracciabilità del prodotto. Quindi la tracciabilità e la correttezza del processo produttivo andrà garantita. Quindi mi viene da dire che il Covid-19 probabilmente sta accelerando una corsa a innovazione e sostenibilità che potrebbe far bene a tutti. Il prerequisito però è che ci saranno saranno le competenze che saranno indispensabili per le aziende per far fronte non solo alle nuove emergenze che verranno, ma anche appunto alle richieste di consumatori sempre più consapevoli e sempre più esigenti. Bene, anche oggi il tempo a nostra disposizione è finito, io do appuntamento a questo punto, visto il ponte delle vacanze pasquali, a martedì, e vi auguro allora una buona festività, una buona continuazione di giornata e arrivederci a tutti. Buon venerdì santo e buona Pasqua a tutti.